l'esposizione della delibera è stata fatta dall'assessore Montuori. Io vorrei però ritornare su due punti che sono stati evidenziati dai consiglieri che mi hanno preceduto. Il primo è relativo a quanto diceva la consigliera Baio per quanto riguarda i termini di pubblicazione e di espressione di questa amministrazione sulle osservazioni e le controdeduzioni. Il Dipartimento Urbanistica ha presentato una relazione all'Avvocatura in seguito al ricorso fatto dalle Investimenti S.p.A. e in questa relazione il Dipartimento mette in evidenza il fatto che tale richiesta non poteva essere accolta perché la società faceva riferimento ad una legge, la 38 del 99, mentre di fatto questa delibera è una delibera di variante che si rifà all'articolo 4 della legge regionale 36 dell'88, per la quale i termini non sono perentori, quindi la consigliera Baio può anche leggere questa relazione fatta dal Dipartimento, da cui si evince, perché è una relazione che hanno preparato per l'Avvocatura, che i termini non erano termini perentori. Di fatto però su questo io faccio anche un'osservazione, sicuramente i ritardi non vanno imputati solo a questa amministrazione, o quantomeno noi siamo andati in aula già ad agosto dell'anno scorso con la delibera di ex fiera, ma questa è sicuramente una questione che va avanti da molto molto tempo. E l'altra questione che mi sembra sia stata sollevata in aula è quella relativa all'abbassamento delle cubature, che noi infatti abbiamo confermato, al taglio delle cubature abbiamo riconfermato non accogliendo le tre le tre osservazioni che sono state presentate alla delibera 10 dell'agosto del 2016 e di fatto confermando il passaggio dai 67.500 metri quadri ai circa 45.000. Diciamo non si può pensare che questo abbia una ripercussione immediata sulle capacità economiche della società, della Investimenti S.p.A. Anche in questo caso, infatti, vorrei far riferimento ad una relazione fatta dal Dipartimento Partecipazioni, sempre di Roma Capitale, una relazione del 2 agosto del 2017, in cui si mette in evidenza che la Investimenti S.p.A. negli ultimi anni non ha presentato un piano industriale che potesse dare come conseguenza quella che voi avete messo in evidenza. Voi, come sapete bene, per legge il Comune non può ricapitalizzare delle società che hanno i bilanci in perdita da più di 5 anni. Quindi come amministrazione noi non ritenevamo ad agosto dell'anno scorso e continuiamo a non ritenere opportuno, diciamo, aumentare le cubature su quell'area soltanto a fini economici. La città non può pagare con nuove cubature, con nuovo cemento, delle società che probabilmente già da anni versano in condizioni economiche non positive. Quindi noi confermiamo con questa delibera, come ha detto l'assessore Montuori, il taglio delle cubature e, come scritto anche nella controdeduzione degli uffici all'osservazione presentata da Investimenti S.p.A., che poi in realtà era una richiesta di annullamento della delibera precedente in base al 21 nonies della 241, gli uffici ovviamente hanno preso in considerazione soltanto gli aspetti urbanistici di questa istanza, non accogliendo questa richiesta e confermando appunto quanto previsto dalla delibera 10 dell'agosto dell'anno scorso. Questo è quanto, pensiamo comunque di aver fatto un lavoro diciamo nel rispetto dei tempi, perché questa delibera è arrivata alla Commissione, credo essere passata in giunta, è arrivata immediatamente in commissione con urgenza, nel giro di poco tempo, di pochi giorni abbiamo espresso parere e oggi siamo qui, poco dopo la ripresa dei lavori dell'Aula, per votarla. Grazie. A lei.